facendo, molto bene. Buonasera, benvenuti al 90° minuto Serie B. Il Torino si rialza dopo il KO contro il Gubbio. I Granata battono a fatica l'Empoli e tentano di nuovo la fuga in campionato. Il passo del Torino lo regge soltanto il Pescara, che vince nell'anticipo grazie ad un Insigne straordinario. Battute due grandi. Parliamo del Padova e soprattutto della Sampdoria travolta dalla Nocerina. Il Sassuolo resta nei quartieri alti della classifica. Ora ci occupiamo di Nocerina-Sampdoria. Evidentemente neppure le trasferte riescono a rivitalizzare la squadra blu cerchiata. Ci racconta tutto Gianfranco Coppola. Strepitosa vittoria della Nocerina, anche in questo caso al San Francesco l'omaggio a Sicco Simonelli. Strepitosa della Nocerina, dicevamo, che festeggia la prima vittoria allo stadio, stritolando letteralmente la nobile decaduta della Serie B, la Sampdoria. L'inizio è subito veemente dei padroni di casa. Azzori è perplesso, Auteri ha grinta da vendere. Un tecnico che veramente fa della determinazione il particolare rivelatore. Di Maio trova il gol dell'1-0 al 26esimo del primo tempo. Una opportunità per il difensore che sa sfruttare gli spazi migliori, sotto misura di testa piazza il gol. La Sampdoria dà qualche segnale di ripresa, ma è poca cosa. Qui è ammonito il capitano della Nocerina del Liguori dall'arbitro Giacomelli di Trieste. Adesso l'arbitro vede un calcio di rigore per questo tiro cross in area e ci sono state proteste doriane, ma dal dischetto 35esimo non fallisce Castaldo, sempre più beniamino dei tifosi, e per la Sampdoria scende veramente il buio allo stadio San Francesco. Azzori, più che perplesso come all'inizio, è deluso. Secondo tempo è sempre la Nocerina in avanti. Farias, il brasiliano, costringe al contatto in area il difensore della Sampdoria. Per l'arbitro ci sono gli estremi del calcio di rigore. Siamo nel secondo tempo al 65esimo, trasformazione di Catania sul 3-0. Tutti a cantare, rivediamo la battuta di sinistro precisa, un valzer di sostituzioni, esce Bertani, entra Foti, ma poca roba davvero per la Sampdoria. Entra in campo anche Del Prete, che avrà il suo momento di gloria di qui a poco. Auteri dà spazio un po' a tutti, ma non c'è il tempo di rallegrarsi troppo, che Maccarone all'80esimo dà uno spiraglio di speranza alla Sampdoria ed Auteri fa capire che c'è da stringere e da impegnarsi, ma un minuto dopo Del Prete trova il gol del 4-1. A questo punto siamo all'81esimo, la gara è praticamente chiusa. Auteri dice che può andare purché si controlli. Maccarone però ha classe ed esperienza e mette a segno il gol del 4-2, ma è troppo tardi per sperare in una rimonta contro una Nocerina veramente rafforzata ed attenta. Il recupero è lungo, ma non c'è più niente da fare ed è festa grande per gli uomini di Auteri. Migliore in campo certamente il brasiliano Farias, che mette il pepe, la classe in tutte le occasioni della Nocerina, squadra che festeggia il successo allo stadio San Francesco con grande entusiasmo. Sampdoria veramente quasi non pervenuta. Alla fine della gara il direttore sportivo ha detto che per Azzori sono ore decisive. Non ha parlato di ore proprio determinanti, ma certamente più di qualcosa non funziona nella vecchia e cara Sampdoria. Allo stadio San Francesco, Nocerina batte Sampdoria 4-2, linea allo studio. Azzori dunque a rischio per quello che ci dice Gianfranco Coppola. Prima sconfitta in campionato in trasferta per la Sampdoria. Mario Somma, blocco psicologico oppure anche problemi tecnici a questo punto?
Ma io direi un po' l'uno e un po' l'altro, lo testimonia il fatto che nel momento in cui prende gol non c'è reazione da parte dei giocatori della Samp. Però devo dire anche che dall'altra parte hanno incontrato una Nocerina veramente di notevole spessore che oggi ha centrato la prima vittoria e non poteva farlo nella maniera migliore. Grande merito anche a De Franco, difensore centrale della Nocerina, sull'orbita di alcune squadre di Serie A, giocatore veramente molto importante e un recupero che anche in fase difensiva farà fare il salto di qualità alla squadra. Importante per la prima vittoria in casa della Nocerina.